trovato un relitto mentre ero in ricognizione. L'ho considerato come l'ennesima anomalia, finché lo spettro non ha descritto la nave di Ikora. Non c'era nessuno a bordo, quindi è viva. Raccogli la chiave? Dobbiamo solo trovarla. Questa. Sì, ed è sempre più facile a dirsi che a farsi. Ti sto inviando delle coordinate. Hai capito. Quello che cerchiamo è qualcosa che somiglia alla culla su io. La culla su io, bello. Non siamo gli unici a cercare il nord. L'alveare vi sta già disturbando? Sappiamo come gestirli. Bene, forza allora. Per il supporto morale. Ma che è tipo cosa, sì. Oscurità concentrata. Oscurità concentrata. Se non altro possiamo metterla qua? A frutto. Lì è invece. Sì. Ah, ok, dobbiamo fare le kill. Ma è tipo il dungeon con le con l'arme? Sì. Che cazzo. Gli abomini del testimone non hanno fine. Sta attenta, guardiana. Porco due. Che sì? Occhio quando ammazzi sti mob qua con le lance, perché ci spona qualcosa in aria, ti segue tipo. Ah, giusto. È il. Come cazzo si chiama? Ha spawnato un boss al centro. Che hai fatto? Oh cazzo! Stanno i cosi da ammazzarsi, i tumori qua, i tumori. Mia. Aiuto! State avvicinando alle coordinate del relitto. Ci sono tracce di Ikora. Non è male la pistoletta? No, per ora. Vabbè, fondamentalmente ha lo stesso danno di quella da arco, quindi. Canzona l'ambiente. Oh, guarda che figo! Là, più avanti! Sappiamo che Ikora ha abbandonato la nave. Forse ha trovato qualcosa. Forse. Ma andare da soli è troppo rischioso. L'ho imparato a mie spese. Per fortuna, hai due migliori cacciatori del sistema solare ad aiutarla. Hai capito. Ah, sì. E quando arrivano? Vabbè, il dissing. Sì. Quello scopo. Oh, sì. Genera luce concentrata. Potete usarla per alimentare quei soggetti. Dove la luce sorge. L'oscurità si ritira. A quanto pare qualcuno. La volta di vetro. Rapporti di Ikora. Cerco sempre di imparare dai migliori. Ho fatto oscurità. Ok, mettile. Occhio. Per vermone, sì. Dobbiamo andare qua. Non ho capito se quelle di luce le faccio solo con quel coso oppure. Ancora alveare più avanti. Come le fate l'oscurità? Scusa, usando le armi dell'oscurità, no? Seguaci di Xiguarat. Ovviamente rispondono alla chiamata del testimone. Sono contento che qualcuno stia prestando attenzione. Io, se vedo tre occhi verdi, apro il fuoco. E poi. Mi scuso con Eris tu. Sono sempre scuro. Quelli l'hanno fatto. Io pure l'ho fatto scuro, sì. Porco. Aspetta, provo a ucciderlo. No, le faccio sempre scure. Ma non è che devo ammazzarli con questo? Ah, sì, se hai preso le gita, sì. Manca. Cioè, da prendere un cristallo? Oh, occhio. Sì, occhio, c'è una chiave. Sta la. Ma dai, levati. Ho sbagliato. Sì, come mi levo sta roba? Dove cazzo sta la chiave? Non lo so. Sta qua sopra. Yoink.
io non ho la trascendenza. Solo io? È tolta? Andavo. C'è da fare le piastre, mi sa? Vedo una oscura. Faccio oscura. Qui c'è quella chiara. C'è lo scudo da qualche parte, l'hai visto? Dove sta quello scuro? Lì dietro. Fatto. Il sentiero inizia nella luce. Però aspetta. Dai, ma è possibile che non posso togliermelo se le raccolgo per sbaglio, queste cose? Però affetta sto, super. No. E sta qua quello scuro, sì. Aspetta, qua c'è una pozza di luce, se l'ammazzo mentre c'è una pozza di luce. Qua è quello scuro. Qui c'è il cristallo. Sorgenti interconnesse 0 di 4. Ok. Allora, sicuramente dobbiamo fare quelle di luce adesso, sì. Sì, perché è comparso lo scudo, è comparso in chat. E dov'è? Non lo so. Non lo so. Ah, scusa, tu hai aperto una porta qua ora? Sì. Che ci sta qua dentro? Ci sta lo scudo. Ah, ok. E allora dagli con lo scudo, sì. Dove sta il tizio? Li ho uccisi. Eccolo. Ma che cazzo fa? Mi do già i colpi. Qua, fai di questo, zio. Ci stanno tutti, sono tutti. Un sentiero non può attraversare le sessere, comincia a trovare l'ordine. C'è l'ordine, zio. Qua c'è 2, 1. Ma come fai a sapere che è il primo quello? C'è una luce sola. Penso, lo so. Prova a farlo, vediamo un po'. Qual era questo? Che non lo vedo più. Ok, uno. Rispondo. Poi faccio. No, aspetta, questo deve farlo. Devo farlo così. Due. E mo gli altri due non so in che ordine vanno fatti, però aspetta. Qui io non vedo ordine. Farò prima l'oscurità. Io mi sono un po' confuso, non ho capito l'ordine. Comparivano, vedi che adesso c'è di nuovo. Guarda, vedi che qui, questo qui c'ha un coso solo lì in alto a destra. E quello lì dietro ce n'ha due. Quindi ho fatto prima questo e poi quello. Ok. Qui però quindi non c'è niente. Terzo. Questo qui non c'è niente, provo a farlo, vediamo un po'. Prima l'una, poi l'altra. No, allora, sarei stato. Ah, ecco, questo è 3 adesso, vaffanculo. 1, ok. Ecco, adesso sono comparsi. Quello è il 4, questo è il 3. L'1 è oscurità. No, si sono tolti. Un secondo. Non li vedo più. Sono a tempo. Ok. Mi sa che sono a tempo. Qual era? Il primo era quello là in fondo. Ma quello devi farlo con la luce, sì. È luce. Sì. Grande arce. Ok, faccio io. Il 2 qual era? Cazzo. Il 2 è quello, sì. Quello lì. Aspetta. 1. 2. 2. Poi tocca fare di nuovo luce. Sì. Fatto, fatto.
quarto è l'oscurità, no? Sì, fallo tu. Non ho capito perché si vedono solo per un secondo, però vabbè. No, ora si vedono di nuovo. Adesso si vedono di nuovo, però non capisco. No, aspetta, dove cazzo sta? Quello è quello è. Ma perché non ci sta? Eccolo. 4 di 4, let's go. È stata la combinazione di luce e oscurità a neutralizzare la barriera. Mara ha parlato spesso dell'equilibrio tra luce e oscurità. Che è chiusa, no? Gli insonni nacquero dal conflitto. Ma questa è la prismatica, sì. Il nostro legame Trampino con l'oscurità colpo con... è radicato quanto sì, quello con colpo la luce. Colpo... Non quanto tutti quanto i guardiani sono insonni. Tu vai forte con quella, sì. Quel conflitto. Il rampino? Ma sai che il rampino me lo metto pure, sì. Ma sai che cazzo me frega. Io vorrei cambiare natura. Questa è decisamente la nave di Ikora. Diamo un'occhiata da vicino. La nave di Ikora. Completamente spiaggiata, povera Ikora. Indaga. Comandante, guardiana. Spero siate al sicuro e che abbiate trovato il corvo. Non sono riuscita a contattarvi, perciò non ne ho la certezza. Sapete che ho sempre bisogno di prove concrete per credere. Come l'hai definita, Zavala? Ostinazione scientifica? Ma questo luogo è permeato da una sacralità innegabile. Sento un impulso. Desidero comunicare con il viaggiatore direttamente. Sento che se tentassi, esso risponderebbe. Se non qui, dove? Cercatemi. Io sarò alla culla. È proprio come la ricordavo. Io sarò alla culla. Ah. Allora. Rilevo un segnale molto simile a quelli in corvo. Leggi della super della gida. Ok, gli tolgo lo scudo con le gida. Un orco dell'alveare. Fatto. Ed è sicuramente umile quanto te. Solo che questi ancora un po' nel culo. Mi abbiamo fatto scappare. Corvo, come sei riuscito a evitarlo prima? Evitarlo? Scintilla, ah, quante volte mi hai rianimato? Sì, se n'è andato. 5? 6? 12? Se non ho perso il conto. Non male, compensare la poca efficienza con la perseveranza. Ah, le sidearm con i cosi, regà, comunque sbloccato. Però l'ho buttato giù. Sta la bandiera là. Sta sotto. Sì, no, conviene usare la prismatica nella campagna, raga, decisamente. Calde. Oh cazzo, ci stanno le piastre da pazzi. Aspetta che faccio un po' di torrettine. Ma lui c'è? L'orco, dico, non c'è. No, però ci sta. Ci stanno piastre. Scusa, qua. Sì. Eccola qua. E non ho visto. Sì, ma non so dov'è. Ah, è qua sopra. Qua sopra. Ah, è già fatto. Oh. Eccolo qui il. Riprendi il gida, fai tu. Sono sotto io. Aspetta che scarica la super. Manca poco. Vado. Ah cazzo, era in trascendenza. Madonna, anzi, ma che macello è? Con l'hunter e con la one to punch. Tu fai un bel casino, sì. Perché il corpo quando schivi ti sente congelo pure. E certo. Ci stanno altre piastre da fare. Ok. Esatto.
fatto oscurità. Pure io. Rip. Allora prendo. Posso. Comunque sta cosa che non posso togliermi le particelle dalle mani è una cazzata. Prendo io le gita. No, sono un coglione. Occhio che respona. Il livello scendi, faccio la pistola. Non ho. Aspetta. Yeah. Ok, vado. No, immune, sì, vero? No, sì. Ti l'ho fatto troppo presto. Dai che cade giù, mamma. Carine queste meccaniche, dai, discrete. Sta creando una via per proseguire. Un casco, onesto. Guardiana, rilevo un picco di potere, sia di luce che di oscurità. Ehi, quando troviamo Ikora, se lei fosse... Ikora è forte. Sono sicuro che stia bene. Ah, bene. Che due affiatato, immune. Non preoccupa. Stavo per chiedere. Carino, sì sì, Marco, sì sì. Ancora arrabbiata con me. Per cosa? Avevo fatto una promessa che ho infranto morendo. Guarda là, regà. C'è lo standard. So se mettermi... Sì, metto il cecchino qua. Le forze del testimone si dirigono verso di voi. No, non devo passare. Qua c'è ancora un po' troppo. Wow, wow, wow. Quanti sono? Quanti sono? Maledetti uccelli. Quello c'è un po' più di vita. Quelli c'hanno il critico sulla faccia. Troppe robe, troppe robe, troppe robe. Io trascendo, zio. Vai, zio. C'è un coso qua? Un mini rulk? Sto con t'ammazzo sto buio. Se la mettete sparare, magari. Grazie. Ma rischio. Fammi sognare, fammi sognare. K. No, gli ho fatto il critico, ma non... Vieni qua, vieni qua! Trascendi, mi sei. Ma c'è una pozza per caso da qualche parte? Sì, c'è sopra. Io trascendo, regà, catchphrase. Cioè, proprio... Ma c'è ancora qua sopra? Hashtag ad. Devo cambiare il coso, però, perché su B non mi piace. Raggiungiamo Ikora. Scarognarei. Abbiamo trovato Ikora. È in meditazione profonda. Se Ikora si concentra, potrebbe riuscire a ottenere delle risposte dal viaggiatore. Grazie, no. Guardiana. Non so se sei già pensavo andato che giusto. Fosse qui. Mettiamoci di qua. Forse il viaggiatore avrebbe potuto darmi. Ikora è un po' spaesata. Ha perso un po' la bussola entrando nel viaggiatore. Ho chiuso gli occhi e aperto la mente e il cuore. E credo di averlo sentito urlare. Anche noi, quando abbiamo superato il portale.
questo posto. Lo sappiamo. Il testimone che infetta il viaggiatore. Oscurità e luce combinate. Se solo Osiride potesse vederlo, lui avrebbe avuto subito una teoria. Ma ecco la mia. Mm-hmm. Ah, ok. Cinematica, il testimone ha portato l'oscurità nel viaggiatore. Tutto ciò che vedi qui dentro è una manifestazione fisica del pensiero, reso reale dalla luce. I tuoi pensieri, i miei, del testimone. Vuole usare la luce come arma. Rimodellare la realtà fuori dal viaggiatore, in una immobilità perfetta. Un grande silenzio, immutabile, immortale. Immagina il tuo trionfo più grande. O il tuo rimpianto più profondo, reso eterno come parte di un universo dove non esiste niente senza il benestare del testimone. Vuole frizzare tutti, raga. Sceglie quale sarà la tua eternità, dopodiché ti imprigiona al suo interno. Questa è la salvezza che promette. Questa è la forma ultima. Il testimone si considera il dio che avrebbe voluto fosse il viaggiatore. E anche se il viaggiatore resiste alla corruzione del testimone, presto tutto ciò che conosciamo finirà col soccombere. Ho sempre detto a Zavala di non riporre fiducia solo nel viaggiatore, di tenerne un po' per noi. Ma forse la fede nel viaggiatore è proprio ciò che ci serve. Se la luce è abbastanza potente da distruggere l'universo, allora lo è anche per riuscire a distruggere il testimone. Non lo so, Igora ci ha raccontato una storia che forse sconfigge le forze del testimone. Sì. Ma non è finita. Si usa la storia. Guarda le mani. Ho un altro accampamento. Oh no. No, non ho cambiato spettro, ragazzi. Ormai The Final Shape ce lo giochiamo con Slimer. Connessione ai server. Continua a darmi il codice Buffalo, perfetto. Ho visto, Johnny, ho visto. Ok, finita, finita. C'è qualcun altro con te? Non il comandante Zavala, presumo. Ok, dobbiamo andare a cercare Zavala, raga. Non corrisponde ai suoi standard. Ehi. Ho fatto del mio meglio, ok? Date le circostanze, credo che Zavaluccio... Zavaluccio. E tu? No. È troppo. È semplicemente... troppo. Un conto è che il testimone ci guardi nel cuore e nella mente, rievocando i nostri ricordi, ma questo... Vabbè, ancora non ha capito. Dai, guardami. Lo sto facendo. So che è difficile, lo è anche per me. Difficile? Che ne sai tu di difficoltà? Sempre in giro a fare il fenomeno ribelle, lasciando a me e Zavala il carico delle responsabilità, quando... saremmo dovuti essere una squadra. Lo so. Saprò farmi perdonare da te.
va bene. E dai, Gesù. No, che carucci. Sembravamo io e Serpa al Games Week, guarda. Sapevo. Non fare il passo più lungo della gamba. Hai molto da farti perdonare. Allora, mi metto subito all'opera. Eccomi. Sto a scrivere una cosa importante. Cora ha sempre avuto un legame potente con il viaggiatore. Credo sia alla base della sua sicurezza. Non ha mai avuto bisogno della fede come Zavala. Era da molto tempo che non cercava di farsi guidare così. Ma questo luogo fa rivalutare a tutti la propria fede. Dopo la seconda missione dove entri in comunione, dove parlato con Cade dello spettro, che cominci dalla prima dello standard. Piano ascendente. Ma qui è tutto puro. Non è una ricreazione, è una reinterpretazione. Ecco perché il testimone è qui. Vuole trasformare il viaggiatore in un'arma con cui congelare l'universo nello stato che ritiene più giusto per noi. Il testimone vede lo scopo come qualcosa di statico. La sua